Allora, ciao intanto, grazie mille a Ivan, è stato bello, è la prima volta tra l'altro che veniamo qua e siamo incasinatissimi nel mondo dello sviluppo e dei nostri titoli attualmente in produzione. Però la prima volta che sei venuta a Bologna per il Non è videogioco è la prima volta stato perché io per lavoravo con Ivan 35-36 anni fa, il tempo indicativamente. di Dylan Dog 2. Esatto. Io ho lavorato con lui in Simulmondo. L'amicizia con i videogiochi. Esatto, ho fondato qualche anno dopo una delle prime società di videogiochi, Like Shock Software. Sono stato direttore di produzione in Virgin, che era una delle più grosse aziende europee nell'ambito dello sviluppo e del publishing. Per darvi un'idea, una misura, pubblicavamo in Europa i titoli di Capcom e lavoravamo, sviluppavamo i loro titoli. Negli anni successivi sono stato direttore di sviluppo di Sony SCA a Liverpool, giusto quando stavamo facendo PlayStation 1, quindi è stata un pochino dura visto che Sony ne sbagliava una dietro l'altra, ma ci è andata bene, dai, ha funzionato piuttosto bene. Poi, vabbè, altre esperienze sempre in quest'ambito, ho lavorato con Ubisoft, con varie società e qualche anno fa, praticamente nel 2018, abbiamo fondato Smalting Studios, che è in questo momento, potrei dire per darvi le misure, una delle aziende che investe maggiormente in Italia. Parliamo di, diciamo, un'importanza in termini indie molto elevata, quindi investimenti grossi. Abbiamo una sede a Cupertino, in California, abbiamo una sede a Gorizia, ne stiamo per aprire un'altra tra Parigi ed Amsterdam e abbiamo lo studio creativo che è vicino Genova. Attualmente stiamo realizzando. I nostri sviluppatori sono tra collaboratori e interni un centinaio circa e stiamo sviluppando diversi titoli tendenzialmente molto brandizzati, cioè quindi acquisiamo licenze e sviluppiamo videogiochi dove andiamo a applicare noi ovviamente la nostra iniziativa, la nostra tipologia di business plan. Uno di questi è Simon the Sorcerer, è un grosso impegno, sono stati circa 3 anni. 3 anni e mezzo di sviluppo, ha visto coinvolto un'ottantina di persone, hanno lavorato dei nomi molto importanti, musicista Mason Fisher di Electronic Arts che si è occupato della colonna sonora, diversi attori famosi inglesi, siamo riusciti a far arrivare Chris Berry, magari qualcuno di voi lo conosce, ma una sorta di Gerry Scotti a più vicino, scusate. Siamo riusciti a far arrivare Chris Berry, che è un attore piuttosto conosciuto in Inghilterra. Abbiamo coinvolto Rick Astley, non so se lo conoscete, cantante famoso degli anni 90, e abbiamo ricreato questo mood anni 90, lavorando tra l'altro insieme agli animatori di Klaus, del film di Netflix. Noi siamo molto vicini a Netflix e a Disney Plus. Infatti il nostro studio nei prossimi anni prevede di aprire uno dei più grossi studi di animazione qua in Italia. La cosa veramente figa è che abbiamo solo italiani. Nonostante lavoriamo in California e in vari altri stati dove abbiamo sedi, ci interessa avere sviluppatori giovani italiani. Stiamo cercando di spingere nel nostro settore, quindi questa cosa per noi è davvero interessante. Venire a svilupparti è stato davvero bello. Ci dispiace, non siamo molto preparati, facciamo una cosa molto amichevole perché siamo in piena gold di questo titolo. Tra l'altro uscirà, grazie. E poi tra l'altro. Tra l'altro a me non piace prepararci troppo, vi dico, vengo da un mondo molto romantico. Paradossalmente in Sony, mentre facevamo PS1, era drammaticamente amichevole la cosa, quindi preferisco che diciamo, il nostro ambito, il nostro colloquio sia molto diretto. Simon, 3 anni e mezzo di lavoro, un'ottantina di persone, un casino di brand, siamo vicini alla Gold, uscirà in 8 versioni, quindi praticamente su tutte le console, su PC, Linux, Steam Deck, bla bla bla, anche sulla lavatrice se ha un monitor. È un titolo molto particolare, una scommessa enorme perché è un brand famoso degli anni 90. Abbiamo fatto la guerra con lo scrittore originale, abbiamo fatto la guerra con i fan che lo volevano in pixel Volevano in art. pixel art, Volevano in pixel art, e invece noi l'abbiamo trasformato in un nuovo titolo. Qui è il trailer, se volete lo potete mandare. Ce l'avete? Ce l'ho qua. Aspetta. No, io non so niente qua. Allora. Ah, tra l'altro, dai, vi faccio vedere. Vuoi lanciare il trailer? Dai, allora vieni. Fai te che.
antiche. Sì, è in tema. Anni 90 fino alla fine. Anni 90 fino alla fine, esatto. Per così sta là. Questo è il tre del futuro. Mom! Oh, what is it? Are you sure we can't go back to our old house? You'll soon get used to it. Think of it as an adventure. And who might you be? I'm Simon. Don't you remember me? Look here. This is a prequel. So what do you think I should do? The little miscreants have a nerve to steal from me. I demand to know who we're dealing with. Come on, Simon. Get the magic books. Defeat the big evil wizard. Save the magic worlds. Easy, right? Ok, grazie mille. Come dicevo, il titolo è stato in generale una grossa scommessa. Credo sia interessante anche per voi avere un'idea di come ha funzionato. Diciamo che inizialmente avevamo l'idea di... Volevamo reintrodurre un attimino la saga, volevamo riportarla in auge. Tutto è partito da lui che un bel giorno viene da me e mi fa: sai cosa sarebbe davvero interessante? Se facessimo un prequel di Simon the Sorcerer. Stavamo ancora ai tempi convincendo gli autori originali, i detentori della licenza, i fratelli Woodruff. Sono stati un po' ostici da convincere. Per una serie di ragioni, tra l'altro. Sì, cioè praticamente diciamo che per quanto mi riguarda, concettualmente l'aspetto dell'indie oggi è importante che comunque legga anche l'aspetto business, è molto importante. Inizialmente bisogna decidere se essere indie, ovvero scommettere la lotteria, scommettere il biglietto, ok, faccio il gioco di successo, oppure creare un piano, qualunque esso sia, anche piccolo. La nostra idea, ovviamente, noi avevamo tutta una serie di possibilità e di contatti, ma è stata quella, secondo il nostro business risk, di dire: ok, riportare un brand così vecchio ma famoso oggi, che cosa può comportare? Quindi abbiamo fatto un'analisi molto approfondita per quello che riguarda gli aspetti proprio di potenzialità e di vendita del prodotto. Il primo problema è stato quello di riuscire a prendere la licenza. La licenza era molto complessa, non dipendeva da aspetti economici. L'autore originale è uno scrittore, è un personaggio molto conosciuto in Inghilterra, soprattutto noi siamo italiani, e questo era un enorme problema. Io ho lavorato in Inghilterra, gli inglesi prediligono moltissimo il loro nucleo, ovviamente. Quindi pensare che un brand così famoso fosse fatto in Italia interamente da italiani, e soprattutto il prequel, dopo gli abbiamo detto: guarda, il titolo originale anni 90 aveva qualche problema concettuale, proviamo a risolvertelo noi con il prequel, è stato un po' disarmante. Abbiamo lavorato circa un anno di proposte da un punto di vista narrativo, da un punto di vista strutturale e di preparazione di quello che doveva essere il prodotto. Abbiamo rischiato moltissimo da un punto di vista stilistico, perché appunto siamo andati totalmente contro i fan. Abbiamo comunque portato un titolo che noi nel nostro piccolo lo chiamiamo un po' il nostro Spider-Man multiverso, nel senso che è un titolo rischioso rispetto agli altri, è disegnato interamente a mano, ciò vuol dire completamente qualunque cosa, il livello di framing che utilizziamo è esattamente quello degli anni 90, il tipo di doppiaggio, di recitazione è perfettamente in quello stile lì, volevamo ricreare quell'ambiente. Quindi anche, infatti, tutti gli attori, tutti i brand, ha collaborato con noi Warner Bros., ha collaborato con noi BMG, Universal, tutti eravamo allineati con l'idea di produrre un titolo di questo tipo. Dove stava la scommessa? La scommessa è che è costato tanto, ovviamente, 3 anni e mezzo full time di molte persone, ovviamente è un costo estremamente importante da questo punto di vista. Quindi licenze, ovviamente, la musica, tutti gli aspetti. Assolutamente. Poi, organizzazioni in 11 lingue.
localizzazione in 11 lingue, doppiato in due lingue, tedesco e inglese, probabilmente stiamo pensando anche al francese. Quindi comunque è stata un'opera molto particolare per l'Italia, diversa. Qua in Italia siamo molto bravi in alcuni settori perché ormai abbiamo una storia, cioè Milestone, tra l'altro conosco bene il fondatore, mi ha detto io non mi sarei mai spostato da moto e macchine perché i miei sviluppatori sanno fare questo. Infatti è difficile, infatti anche l'operazione che ha fatto Marco a Namcon, che conosco bene, ho lavorato insieme, è molto complessa, molto bella, perché sono lanciati in una diversità. Questa diversità oggi fa molto bene. In questo momento lo sviluppo dei videogiochi italiani e in generale soffre davvero tanto, perché ovviamente l'indie sta rosicando mercato e i prodotti di alto livello che non sono brandizzati non funzionano, lo si vede ogni giorno, si vede da Square, si vede da Capcom, si vede da tanti prodotti, Electronic Arts, eccetera. Quindi è necessario oggi trovare qualcosa di ben fatto, diverso e paradossalmente poco costoso. Lo abbiamo fatto principalmente questa operazione con Simon. La nostra struttura, come dicevo, vi faccio vedere un po' del nostro studio, questo è quello di Genova, ma sono più o meno tutti strutturati così. Siamo ancora molto romantici in generale, nel senso che ci piace lavorare, diciamo, in uno spazio che tendenzialmente è estremamente molto creativo, che unisce il team di lavoro in una discussione completa da tutti i punti di vista, ma poi dopo tutti i vari reparti, quindi parliamo di marketing, business e creativo, ovviamente identificano le loro attività per poi spostarle e trasformarle chiaramente in qualcosa di funzionale che possa andare a attutire quello che è il business risk. Assolutamente sì. Beh, per quanto riguarda la struttura, appunto, noi tendiamo a operare su uno spazio aperto con un continuo confronto di idee, ma non solo all'interno delle singole sedi, ma tra le sedi. Il nostro dipartimento tecnico è estremamente attivo nella ricerca di quelle che sono le soluzioni, nella realizzazione di engine custom. Simon è stato realizzato interamente con un engine custom realizzato on top all'Unity Engine, stessa cosa che stiamo facendo per altri progetti su cui stiamo lavorando, ma non si può dire. E internamente a livello di professionalità, a livello di competenze, cerchiamo di avere versatilità nella gente del lavoro, saper parlare più lingue, saper confrontarsi a livello interdipartimentale e intradipartimentale, in maniera da avere non solo il confronto costante, ma anche la possibilità di tirare fuori il meglio da ognuno. Dette per poi tutti possiamo avere belle idee, da designer, lo so, però è giusto saper ascoltare tutti, saper ascoltare tutte le professionalità e tirare fuori il meglio nell'ottica di un goal comune a livello di realizzazione del prodotto, ecco. Infatti da questo punto di vista qua per noi è stato una bella palestra Simon the Sorcerer, ci è servito moltissimo aziendalmente anche per capire i vari ruoli e definire meglio gli spazi di ognuno. È stato un prodotto interamente creativo, totalmente passionale, totalmente romantico, ed è secondo me un aspetto che invito tutti voi a mantenere e che sarà fondamentale nei prossimi anni. Probabilmente nei prossimi anni i titoli costeranno sempre meno perché si cannibalizzano fra di loro, costeranno meno perché evidentemente c'è maggiore scelta e costeranno meno perché l'entry level è molto alto. Quando io cominciai per esempio a lavorare in Sony, la qualità dei titoli di alto livello era raggiungibile in tutto il mondo da poche società, non erano in grado tutti di farlo, e gli utenti, i casual gamer, preferivano la qualità intesa come tecnica. Oggi la qualità tecnica non è più percepita. Oggi la qualità tecnica è uno standard, perché chiunque può imparare a utilizzare Unity, Unreal, comprarsi degli asset. Quindi che cos'è che fa la differenza? Fa la differenza l'idea, ovviamente, ma quelle, ahimè, non mancano. Basta aprire Steam, lo si vede, pieno di grandissime idee che ahimè non funzionano. In realtà è interessante notare come ad oggi invece i publisher hanno diciamo una forte percezione e interesse per avere titoli che comunque amalgamano bene tecnica, qualità e curiosità.
fondamentalmente è un po' quello che si dice pay the ticket, nel senso che vado al cinema e sono interessato a vedere qualcosa di particolare. Quello è un aspetto molto interessante, molto particolare, che tra l'altro noi su Simon l'abbiamo giocato. Faccio un esempio, questo è stato un nostro risultato interessante al Future Game Show. Il nostro titolo è stato visto di più che Star Wars di Ubisoft e poco meno di Dragon Dogma 2. Che aveva il vantaggio di essere pre bilancio. Esatto. Non è una questione di oh bravi. Per noi in realtà è stato interessante notare come gli utenti hanno reagito all'effetto novità, cioè il fatto che fosse un titolo completamente diverso dagli altri. Cosa succedeva? Star Wars, ovviamente, parliamo di un mondo ormai visto e rivisto più volte, mentre dall'altra parte Dragon Dogma lo si conosce lo stile e la tecnologia. Per noi è stato vincente l'idea, per esempio, infatti, dello stile. E lo stile era l'unica cosa che si percepiva. Cioè, io ho studiato design, design è aspetto visivo principalmente e continua ad essere il primo aspetto, il primo feedback che hai, dopodiché hai quello musicale. Questi sono gli aspetti secondo noi ancora molto importanti. Tra l'altro è qualcosa che ci è stato anche detto mentre stavamo portando Simon all'FGS, al Future Game Show, eravamo anche alla GDC, no? In quello stesso periodo, avevamo la gente che stava provando Simon, una delle frasi più comuni che ricevevamo era: è diverso, Simon è diverso, è sembra di giocare un cartone animato, è un qualcosa di diverso, è un qualcosa che non si allinea a tutti i giochi fotorealistici, estremamente, che magari sono il tipico TPS, il tipico action adventure, ed è stato un qualcosa che volevamo fare, nell'ottica di realizzare qualcosa di riconoscibile, brandizzato con una specifica idea, quella di riportare il giocatore nell'ambiente del cartoon disegnato frame by frame, completamente bidimensionale, con il mood anni 90, la Goonies, in questo stile qua. E fino adesso devo dire che sia nelle risposte lato publishing che nella risposta lato utente finale, stiamo effettivamente cogliendo i frutti in questo senso. Il trade dell'FGS, la risposta della gente che lo prova internamente a livello dipartimentale quando lo testiamo, a livello di publishing per chi effettivamente lo testa, lo vede esternamente tra le aziende che sono interessate, ecco, in questo senso. Sì, voi considerate, questo è diciamo una percezione mia, io faccio questo lavoro da 36-37 anni, diciamo a livello epidermico, lavorando a vari livelli, ho comunque diretto degli studi molto importanti, ho avuto ahimè delle situazioni anche difficili in termini decisionali. Quando stava uscendo PS1 noi eravamo gli ultimi sviluppatori che potevano presentare una console. Sembra un paradosso detto oggi, ma ai tempi Sega e Nintendo erano gli attori più famosi, quindi era molto complesso riuscire a sfondare con una console che era completamente diversa. Sembra un paradosso, ma una delle vittorie che fu fatta da Sony fu quello di decidere che PlayStation assomigliava a un Walkman, cioè quindi, scusate, no a un Walkman, a un lettore CD. Era semplice da usare, è stata una delle prime console che era adatta e che era di facile lettura per tutti. Questo è cosa ne determina ancora oggi nei videogiochi, che l'idea di creare qualcosa che è utilizzabile per tutti e che quindi ha un visual, un design che ha un approccio semplice, immediato, ma allo stesso tempo molto riconoscibile, riesce a fare la differenza. In tutto questo è veramente necessario, se volete arrivare a un publisher, creare voi già quello che è una possibilità di business per il publisher. Non esisterà un publisher, salvo che non avete un pochino di fortuna, io la chiamo culo, da toscano un po', termine tecnico nostro è culo, salvo che non trovate un acquisition manager di livello, che è difficile, cioè un acquisition manager che al vostro progetto comincia a vedere tutto un piano, un business risk, un business plan, in realtà al di là di questo dovete essere già voi a prevederlo, salvo che non lo volete pubblicare per conto vostro, ma in tal caso evidentemente il rischio e la decisione è quella magari di rimanere individual e giocare sulla lotteria. Vediamo se ho fortuna.
L'altra possibilità, che secondo me è quella più interessante, visto che oggi ci sono enormi strade, è quella di arrivare a publisher. Publisher hanno varie dimensioni oggi, ci sono più piccoli, più grandi. Non è assolutamente detto che sia necessario raggiungere un publisher grande, non è detto che vi darà gli spazi più importanti. Arrivare a pubblicare ai tempi con Sony non era determinante, perché io stesso sapevo che se investivamo quell'anno 80 milioni di sterline li dividevamo fra vari titoli, quindi alcuni titoli avevano meno spazi. Conosco bene il presidente di Microids, fanno uguale, sono dei prodotti. Microids è un editore, l'editore tende a distribuire una sorta di line up nel giro di tot anni, quindi proporre un titolo a grandi publisher non è assolutamente una scelta vincente. È una scelta vincente proporre un'idea che ha un piano di sviluppo anche a livello di distribuzione. Quindi perché fai questo titolo? Chi è che vai a convincere? Cioè vai a parlare col publisher dicendogli: guarda che gli utenti ai quali devi rivolgerti sono questi. Paradossalmente gli vai a dire anche il prezzo ai publisher più importanti. Simon, abbiamo costruito un business plan in molto tempo che ha fondamentalmente definito l'intero programma di 3 anni e mezzo del progetto. È un progetto adatto a tutti, console oriented, a titolo, la scelta di avere i full motion, quindi dei filmati in 30 disegnati a mano con questo stile più da cartone animato, è stata fatta perché? Perché sapevamo di poter cooperare con gli animatori che avevano lavorato a Klaus, e per noi è stato un plus valore poter dire: ehi, qui c'è questa firma qui. Se stessa cosa per la musica, perché Rick Astley? Perché nel pacchetto globale del titolo era interessante, era una nota su cui spingere Rick Astley per il meme, ma anche per l'autorialità che c'era dietro, comunque un cantautore famosissimo. I doppiatori originali della versione tedesca e inglese per Simon, non ce l'ha ordinato il dottore di averli, e considerando l'età del personaggio forse potevamo prendere un attore più giovane. Perché? Perché sapevamo che a integrare questa scelta qui era quell'elemento valoriale in più che a un publisher interessa, sapere che è stato ragionato un pacchetto nella sua globalità è molto interessante, sapere che lo sai collocare come in termini di investimento, in termini di tipo di esperienza, in termini di target, è molto interessante per un publisher. Dire: posso arrivare ad avere la piena compatibilità con Steam Deck e con Nintendo Switch e il totale supporto di queste piattaforme e la corretta ottimizzazione, l'idea di arrivare su tutte le piattaforme, l'idea di studiare non solo per un mercato digitale ma per un mercato fisico e in più versioni, e pensare ogni pacchetto cosa può comprendere al suo interno, tutto questo. Guarda, lascerei tempo per una domanda. Sì, certo, certo, fai. No, figurati. A lei? Perché sei vicina? Volevo fare un paio di domande riguardo allo stile e in particolare l'animazione. Sì, cerco un attimo. Cioè, vorrei un attimo capire anche, visto che comunque la particolarità di questo gioco è l'animazione e soprattutto anche il fatto che avete animatori che hanno lavorato a Klaus, no? Mi è sembrato di capire che è un mix tra cutout e anche animazione comunque tradizionale, il gioco, sì, vedendolo, no? E vorrei un attimo più capire, visto che non è così, cioè non è così, è raro vedere anche dei videogiochi fatti in animazione tradizionale, no? Anche capire meglio questa scommessa, soprattutto visto che avevate un pubblico che si aspettava la pixel art, ma perché magari l'animazione piuttosto che un 3D, ad esempio, visto che comunque, cioè, ci si aspetta magari un cartone. Questa è la prima domanda sintetica, sì. La seconda sintetica. Vabbè, ho cercato di unirle, ecco, okay. Poi volevo capire semplicemente per gli animatori se erano quelli di Klaus o anche comunque di altri studi, visto che parliamo di animatori italiani, tipo anche, che ne so, animatori che hanno lavorato a serie per cartoni, che ne so, ad esempio, giusto un altro così. Allora, tra l'altro era un tema che volevo dire, i videogiochi oggi hanno bisogno di pochi key point, pochi, perché i giocatori ormai sono abituati a tutto. La scelta di farlo così è stata proprio un'analisi di marketing. L'analisi di marketing ci diceva che i fan
sono un numero interessante, ma volevamo ovviamente arrivare a tutti. Arrivare a tutti significava trovare qualcosa di diverso. Se noi lo facevamo in 3D, abbiamo fatto semplicemente un'analisi della nostra forza. Noi siamo, sì, in Italia un'importante azienda, ok? Costiamo 1,5 milioni l'anno, quindi investiamo molto, ma non siamo nel panorama mondiale un'azienda forte quanto Naughty Dogs. Quindi il nostro entry level in termini di 3D non avrebbe fatto la differenza. Volevamo un key point importante. Qual è stato il ragionamento? In design si dice che la miglior cosa è quella che l'utente percepisce senza capirla. Volevamo semplicemente riprodurre l'animazione e lo stile anni 90 e tutti sarebbero stati in grado in un attimo di capirla, perché chiunque di voi giocherà al gioco, gli ci vorrà un attimo lanciare su YouTube dove vuole un prodotto anni 90 magari d'animazione e vedere che corrisponde. Quindi questa percezione, che poi diventa viral tendenzialmente perché tutti la sanno, hanno questo tipo di risposta immediato, è assolutamente vincente, può funzionare. Quindi il nostro calcolo è stato fatto principalmente su quello. Ovviamente avevamo la forza di poterlo fare, questo è evidente. L'altra domanda, scusami. No, noi abbiamo tutti, noi i nostri sviluppatori sono tutti interni, abbiamo solo avuto una collaborazione, nel senso abbiamo lavorato insieme agli animatori di Klaus, ma il lavoro principale l'abbiamo fatto tutto noi, tutto quello che vedete qua, tutti i cutout, è tutto assolutamente nostro. È stato un lavoro enorme oggettivamente, perché ha tantissimi full motion, tantissime moltissime condizioni, è un gioco particolare anche in termini di funzionamento, siccome è un mondo aperto che è abbastanza strano per un adventure, tu puoi tornare al punto 1 del titolo inizialmente, ma chiaramente se hai fatto delle cose i dialoghi cambiano, quindi devi tenere informati tutti gli NPC in tempo reale in qualunque punto. È stata una scommessa da tutti i punti di vista e quindi ovviamente anche stilistica, anche perché cambiano i personaggi nel tempo, oltretutto cambiano scenari, sì. Esatto, noi in questo titolo abbiamo definito che nei nostri 4-5 key point importanti l'aspetto visual doveva essere quello dominante e quindi abbiamo fatto un'analisi che è durata, io credo, 7-8 mesi di test indicativamente, con prove, riprove, tecniche, test, stress test, per arrivare a quella che è la soluzione. Risposta rapida? Perfetto. Un'ultimissima domanda, ma proprio col turbo. Io lo faccio velocissimo. Sì. Quanta libertà avete avuto nello sviluppare il gioco, visto che è un IP importante, che non è di vostra proprietà? Beh, allora, inizialmente zero. Cioè zero libertà, nel senso che comunque cioè ci stavano col fiato sul collo, perché ci avevamo il marchio Italia qua, ahimè. Sì, poi erano rimasti dal fatto che gli ultimi due capitoli della serie erano stati sviluppati in Germania ed erano andati molto male con la critica e col pubblico, sì. Tranne che con i tedeschi. Il fatto che era un prequel e quindi si è andato a creare direttamente il titolo origine della serie, che è stramato. Simon avevamo anche questo problema, intanto che i due autori sono degli scrittori. Il titolo originale si basava sull'umorismo inglese, molto basato sulla fiaba nordica e così. Quindi già pensare che degli italiani potessero, diciamo, culturalmente capire questo era complesso. In più ci aggiungi che era semplicemente humor, noi invece lo volevamo riportare ai giorni d'oggi. Non puoi fare un titolo solo humor oggi da un punto di vista narrativo, almeno per noi in questa veste. Quindi inizialmente non ci credevano. È stata una scommessa dura, poi in realtà diciamo la nostra risposta l'abbiamo avuta da Simon Woodroff, quando a un certo punto ci ha detto: ok, avete fatto un lavoro magnifico, mi tatuerò Simon Origin addosso, e quindi quello l'abbiamo convinti narrativamente. Simon è un titolo molto intenso, inizialmente di humor, ma che piano piano scivola sulla storia tra una madre e un figlio, e che poi va a collegarsi esattamente nello stesso momento in cui inizia Simon 1. Quindi questo per noi era un problema gigantesco, perché dovevamo dare risposta a delle mancanze del titolo originale. Fate conto che
Simon the Sorcerer è conosciuto quasi quanto Monkey Island, con la differenza che Monkey Island ovviamente nel tempo è durato, Simon si è fermato a tantissimi anni fa, quindi ovviamente è andato un po' più nel dimenticatoio. Ai tempi vendette molto di più di Monkey Island. E quindi è stata dura. Onestamente siamo contenti di essere arrivati ad oggi, sinceramente. Perché inizialmente avevamo molta poca libertà e piano piano gli autori si sono ammorbiditi vedendo come stavamo trattando la loro creatura. Ecco. Sì, oggi l'abbiamo totale, posso dirlo, sì, dai, questo lo dico per sviluppare. Abbiamo la licenza di Simon originale, ci hanno dato il permesso di fare il remake. Lo faremo tutto in Italia, per noi è un onore che ogni volta mi fa venire la pelle d'oca, perché ai livelli di rifare Monkey Island è un titolo che vendette quasi 500.000 pezzi ai tempi, che è un'eresia, e quindi stiamo già lavorando a questo più altri 4-5 progetti nostri. Bene, grazie mille e complimenti.